Siamo qua con i ragazzi di Europa alla Sbarra. Allora ragazzi, è stato un incontro veramente ipercaldo, anche se faceva veramente freddo. Vi ucciderete, non so, nel retroscena oppure qualcuno sopravviverete, cioè resterete amici anche dopo questa vicenda? Penso di sì, spero di sì. Assolutamente sì. Ma io ti taglierò la gola. Sai, assolutamente tutti amici. Siamo tutti europeisti, tutti grandi europeisti. Contro pro non fa differenza, siamo tutti insieme. Tutti per il dibattito giusto. Ok, avete fatto anche un sacco di battute durante tutto il... Avete fatto un sacco di battute durante l'incontro e dove avete preso tutto questo spunto di ironia? Per quanto mi riguarda, modestamente, è farina del mio sangue. La mia ironia è stata un sarcasmo, ci ha fatto ridere. Insomma, non sono tanto contento, vuol dire che non ho centrato l'obiettivo, però va bene. Ultima domanda, volete raccontarci qualche retroscena? Avete preparato questo incontro in vari episodi, insomma, mettiamo qualche cosa simpatica che è successa? Beh, il mio primo discorso è stato bocciato perché era risultato troppo pesante, troppo dettagliato. Quindi la cosa che ho presentato oggi è stata preparata l'altro ieri sera, verso le 10:30 sostanzialmente, mentre ero a letto malato. Quindi. Orari notturni. Anche Matteo che provava la parte del vecchio era abbastanza ridicolo. Non voleva farlo. La parte più bella del nostro credo sia stata intervistare le persone e fargli cantare l'inno in tedesco a persone che non avevano la più pallida idea di come si pronunciava e stonate peggio di una campana. Tra cui noi, dove abbiamo cantato molto tanto. E il migliore è stato quello seduto davanti al Ariosto, che è stato veramente fotonico. Signore che non sapeva neanche le parole. Gli ha messo la musica dentro, ma lui è andato così, come se non fosse. E ultima cosa, com'è stato lavorare con Federico Taddia? Bello. Federico Taddia, io avevo un precedente con lui, adesso non mi ricorderò sull'aneddoto, però è stata una piacevole rimpatriata e mi ha fatto molto piacere, insomma. In realtà è suo padre. Sì, anche. No, alla fine ci ha lasciato molta libertà e questo è stato una cosa buona, abbiamo avuto spazio. Poi simpatico. Abbiamo dato sfogo alla nostra creatività. Più persone del previsto. Esatto. Perché l'intervista ci sarà più del solito. Fate un saluto. Ciao! No, wait. Tutti a prendere lo speed.